Vi ho anticipato che è abbastanza scioccante e adesso vi renderete conto da soli perché uso la parola scioccante e niente di meno. Siete pronti? Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi scuso in anticipo se sentirete dei rumori lungo tutto questo video, ma i vicini hanno deciso di fare dei lavori ed è un continuo di elicotteri che stanno girando sopra il centro di Amsterdam, sopra casa mia, praticamente non so che cosa stia succedendo. Comunque, appunto, qualche giorno fa avete visto che ho iniziato questa strana tipologia di video sui Medium, ok? Che è una cosa che mi ha sempre incuriosito tantissimo, anche se faccio subito una premessa, il 99% per mio pensiero sono ciarlatani, quindi questa cosa la faccio, questa serie la faccio molto sorridere, però sconsiglio, cioè nel senso la faccio molto alla leggera, prendendo tutto con le pinze per farvi divertire e per divertirmi. Sinceramente, però, non consiglio di fidarsi appunto di medium che vi chiedono soldi in cambio di appunto cose del genere, avete capito? Quindi, qualche giorno fa vi ho fatto video però in cui chiedevo ad un medium di disegnare la mia anima gemella, ve lo linkerò qua sotto in box di informazioni se non l'avete visto, e beh, diciamo che il risultato è stato parecchio interessante, ma in tantissimi, sia nei commenti che poi in privato, mi avete detto: Nicole, devi assolutamente commissionare lo stesso ritratto ad un altro medium e vedere se i due ritratti combaciano. Mi è piaciuta molto l'idea, ma non era un video che pensavo di fare subito, però lo stesso identico giorno, ragazzi, su YouTube una delle pubblicità che mi sono comparse, e qui non so se perché è Google attraverso il telefono che mi ascolta, ascolta tutto quello che dico, anche quando ho filmato l'altro video, ha sentito dire medium tante volte, quindi adesso mi compaiono queste pubblicità, sono delle risposte che non avremo mai, però fatto sta che mi è comparsa questa pubblicità in un video di YouTube in cui c'era una storia lunghissima, in realtà molto 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 convincente, vi devo dire la verità, e parlava appunto, non penso di potervela inserire proprio come pubblicità per questioni di copyright, non voglio rischiare, ma ve la descriverò. Inizialmente in questa pubblicità raccontano un po' la vita di questo famoso medium e astrologo in Cina che si chiama Master Wang, che poi ovviamente magari non sarà famoso per lì, non lo so, ma questo è quello che dicono in questa pubblicità, dicono che sia famosissimo proprio perché lui fa ritratti non delle persone che vede, che incontra, ma della loro anima gemella, che lui riesce a vedere perfettamente appunto nei suoi pensieri, e quindi tu vai lì, praticamente lui guardandoti istantaneamente sa chi è la tua anima gemella e può farti il disegno. Dicono addirittura che lui sia un uomo anziano che non se ne intende di internet, ma che una persona nel suo paese che invece si intende di tecnologia ha deciso di creargli questo sito in modo che lui possa condividere il suo sapere con tutto il mondo e che possa disegnare praticamente per tutti l'anima gemella. Penso che se avessi dei poteri psichici così forti, magari potrei fare qualcosa di più interessante che semplicemente disegnare l'anima gemella delle persone, però non si sa mai, magari questa è l'unica cosa che vede e questo fa. Quindi non giudichiamo, diamo sempre il beneficio del dubbio, vi dico, questa pubblicità era super super convincente e mi sono detta: ok, questo è un segno del destino, che visto che mi avete chiesto di fare questo confronto con due medium e due disegni diversi, questo è un segno del destino che abbia visto questa pubblicità, che devo assolutamente farlo subito. Dicono che migliaia di persone in tutto il mondo abbiano già trovato l'amore grazie ai disegni e a questo dono di Master Wong. Quindi mentirei se non vi dicessi che un minimo, minimo, magari ci spero che questo disegno effettivamente ritragga la mia vera anima gemella. Ho già controllato, devo essere onesta, mi è arrivato sorprendentemente in fretta, nel senso che ho ordinato questo disegno la sera tardi ed il giorno dopo di pomeriggio mi è già arrivato. Cosa che mi è sembrata un pochino strana, perché se tu devi disegnare migliaia e migliaia di persone, ok, migliaia e migliaia di anime gemelle, ci metterai un po' di tempo. Invece mi è arrivato molto molto in fretta, anche perché proprio il fatto già solo di andare
a fare un disegno così complicato, perché quello che fanno vedere nella pubblicità è lui che li fa a mano i disegni con la matita, ok? Quindi già questo comunque ci impieghi parecchio tempo. Numero due, se sei così occupato, perché addirittura nella pubblicità fanno riferimento al fatto che non si sa per quanto questa cosa durerà, il fatto che lui offra questi disegni online, perché ha talmente tante persone che vogliono i suoi servizi che non si sa per quanto potrà ancora andare avanti prima che la cosa esploda. Devono essercene veramente tanti di disegni da fare, e il fatto che me l'abbiano mandato dopo praticamente neanche 24 ore, un pochino, devo essere onesta, mi è sembrato strano. Ma questo non significa che non sia possibile, perché magari Master Wong ha imparato a disegnare al computer, la cosa gli va molto più rapidamente, non lo so, e quindi riesce a farli più in fretta. Quindi diamo sempre il beneficio del dubbio, vediamo assieme ragazzi il ritratto. Vi ho anticipato che è abbastanza scioccante, e adesso vi renderete conto da soli perché uso la parola scioccante e niente di meno. Siete pronti? Questa è l'immagine che mi è arrivata. 3, 2, 1, rullo di tamburi. Ta-dan! Ok, ragazzi, ditemi se non è scioccante. Questi sono due medium diversi. Uno su Etsy, l'altro un sito internet, due persone completamente diverse. Ma ditemi se il ritratto non è della stessa persona. Cioè, allora, qui siamo, il ritratto è a colori, ok? Quindi vi metterò sotto quello che abbiamo fatto qualche giorno fa, e questo colori è l'ultimo. Quindi se lo mettiamo a confronto appunto con l'altro, uno è un pochino più di profilo, l'altro invece è proprio un disegno appunto di fronte. Quindi è un po' difficile, però notate che entrambi hanno un po' di barba. Un pochino di barba incolta, ma non lunghissima. Entrambi sembrano avere questo naso tipo sottile. Notare i capelli, cioè esattamente lo stesso identico taglio di capelli. E secondo me, se mettiamo questa persona un po' di profilo come nell'altra foto, è uguale. Cioè qui possiamo vedere che effettivamente, visto che l'altra era in bianco e nero, qui possiamo vedere che effettivamente gli occhi sono scuri, i capelli, non lo so, mi sembrano i capelli quasi un pochino rossicci, con qualche riflesso comunque più chiaro, un castano rossiccio ramato, che è poi tipo il colore mio naturale teoricamente, un biondo ramato. Vedo però gli occhi sono decisamente, decisamente scuri. Beh, anche questo devo dire un gran figo comunque, cioè non so se lo facciano con tutti i clienti o se io sia particolarmente fortunata che mi disegnano sempre questi strafighi. Onestamente, quando l'ho visto, la prima cosa che ho pensato è: oh mio Dio, la stessa identica persona dell'altro disegno. Cioè ragazzi, con tutte le varianti, no? Potevano farlo, che ne so, con un viso un pochino più rotondo, cioè anche la struttura del viso è la stessa, sembra comunque un viso abbastanza, cioè la mascella abbastanza importante ma non troppo, comunque sottile, con il mento abbastanza pronunciato, questo naso appunto sottile ma sembra un po' più a punta. Cioè io quando, onestamente, qui non si vede se ha la cravatta, però si vede che ha la camicia, quindi dobbiamo dire che anche l'outfit potrebbe praticamente essere lo stesso. Io sono rimasta abbastanza scioccata e senza parole quando l'ho vista, perché mi sono detta, cioè non è possibile, la somiglianza è troppa, cioè sono, è la stessa persona. Se calcoliamo che sono due medium diversi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, avrebbero potuto, veramente le varianti sarebbero potute essere talmente tante che il fatto che ci sia questa somiglianza indiscutibile, non lo so, mi fa un po' pensare. Che cosa ne dite voi? Magari è il potere della suggestione, o magari sono loro che disegnano persone talmente X, persone talmente che non hanno, non lo so, che non hanno nessuna, nessuna cosa in particolare che li distingue. Magari sono bravi a fare dei disegni talmente standard di persone che potrebbero essere chiunque, che tu ci cadi come un fico secco, non lo so. Però per quanto mi riguarda, la somiglianza è veramente appunto indiscutibile, cioè taglio di capelli, forma del viso, naso, labbra, cioè anche le labbra sono uguali.
Cioè, io non lo so, ragazzi, veramente non lo so. Purtroppo non mi hanno dato nessun tipo di spiegazione. Questo medium per questo prezzo ti dava proprio soltanto il disegno e basta. Quindi questo un pochino mi dispiace, perché sarebbe stato interessante vedere se anche la descrizione matchava così completamente combaciava, no? Però a me sembra già una grossissima coincidenza il fatto che siano così simili, ma voglio veramente sentire che cosa mi dite, i vostri pareri, perché non so che cosa pensare. Certo è che io adesso questa persona ce l'ho bene, cioè stampata in faccia, e me ne vado in giro, me ne andrò in giro a guardare se la riconosco, perché cioè è impossibile, anche se non ci credi, ok? Ma è la suggestione, comunque il fatto che io ho sta memoria fotografica e questa persona adesso ce l'ho nella testa, che ovviamente se la vedo per strada non lo so che cosa potrei fare, ragazzi, probabilmente niente, perché sono talmente timida nella vita reale che non riuscirei a spiccicare parole, ma non si sa mai. Una cosa che voglio fare adesso anche dietro vostro consiglio è andare a fare una reverse image search su Google, quindi vado ad inserire entrambi i disegni che vi hanno mandato i medium su Google e vediamo se mi dà qualche risultato, se Google associa queste facce a qualcuno. E proviamo con il primo dei due disegni, quello in bianco e nero, vediamo quali risultati mi dà. Gentleman, ok, e mi dà un sacco di risultati di ritratti, però nessuno è uguale, quindi onestamente sembra che sia effettivamente, se non altro, un disegno che non è stato copiato da qualche altra immagine su Google. Così sembra almeno, perché non mi dà risultati. C'è scritto appunto, mi va direttamente sulla pagina Wikipedia della parola gentleman, quindi qui non ci sono assolutamente risultati. Vediamo con l'altra, quella a colori, che secondo me è più probabile che troviamo qualche risultato con quella a colori, vediamo. Dentro di me spero di non trovare nulla per continuare ad avere questa fantasia che possa effettivamente essere la mia anima gemella, vediamo. No, anche qua non mi trova nulla, se non la parola adult, quindi adulto. Definizione della parola adulto, un sacco di vari disegni di persone che però non sono quella nella foto. Sembra che non ci siano assolutamente risultati per quanto riguarda questi due disegni. Ci sono un po' rimaste perché pensavo onestamente di trovare, invece sembrano effettivamente due disegni che su internet non esistono, che sono stati fatti appositamente per me. Sono bravi su questo, perché una delle prime cose alla fine è andare a fare una ricerca su Google con la foto, quindi se si facessero beccare così, insomma, non penso che avrebbero più onestamente persone che li pagano per questi disegni, però il fatto che non ci siano su Google è positiva, diciamo, come cosa, quindi non lo so, forse dovrei credere che questa è la mia anima gemella davvero, ragazzi? Non lo so, onestamente, fisicamente non mi fa neanche impazzire, nel senso vedermi in bianco e nero sembrava più carino, così a colori non lo so, mi piacciono gli occhi chiari, quindi ma nella vita non si sa mai, ragazzi, magari dopodomani vi presenterò qualcuno che sarà esattamente così, cosa molto improbabile, ma appunto mai dire mai. Quindi questo è quanto per il video di oggi, sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate, perché da un lato penso forse sono l'unica a vedere la somiglianza tra queste due persone, forse sono l'unica a pensare che si tratti la stessa persona, magari invece voi penserete che non si assomigliano affatto, quindi fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, perché a me interessano tantissimo queste cose e sono sempre stata stracuriosa di mettere alla prova i medium, che veramente poter fare una serie così sul mio canale è pazzesco. Quindi questo è quanto, mia family, vi mando un bacio enorme, vi abbraccio come sempre forte 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 forte, io vi aspetto domani puntuali alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!